got my mind made up, and I can't let go. I'm killing every second till it sings my soul. Cari amici, buonasera, benvenuti a Passione Podista di mercoledì 24 novembre. Siamo in compagnia di Fabio Rinaldi, che ha fatto una rentrée dopo 15 anni di pausa, di sosta, è rientrato con la Maratona di Torino, che abbreviata si scrive T-Fast 42 km. E devo dire, a sorpresa, ha ottenuto un quarto posto assoluto, con il tempo di 2 ore 33 46 48, se non mi ricordo. Te l'ho chiesto perché c'è stato un gran vociferare su questi tempi. Il vincitore, i risultati li ho letti 2 settimane fa, però comunque c'è stato un gran diciamo spettegules, perché dicono non è più la maratona di una volta, non ci sono più gli atleti di una volta. No, gli atleti di una volta ci sono e sono qui, certo che però a 48 anni rientrare dopo tanti anni così e ottenere un quarto posto assoluto, tra l'altro secondo posto di Marco Mazzon, lo avremo Marco Mazzon proprio mercoledì prossimo. Allora vediamo due fotografie. Una non so se l'ha già messa in onda, eccola qua, la prima appena dopo l'arrivo con la nuova canottiera della Durbano Gas Energy, e poi una foto in famiglia. Tra l'altro alla tua destra c'è il figlio, a sinistra mia moglie, tua moglie, che è sempre la stessa di quando correvo, quindi quella cosa non è cambiata. Non ha cambiato nulla, assolutamente no. Ecco, dicevo, tu hai un passato, leggerò i tuoi personali. Intanto vediamo un minutino di come correvi, visto che non abbiamo il filmato della T-Fast, come correvi. Maratona 2:11:46 nel 2004 a Treviso. 2004 la maratona di Treviso. Di Treviso, sì. E la mezza maratona 1:01:48 Roma Ostia. Dove? Roma Ostia. Roma Ostia. E su 10.000, questo è pista, 28:53. Vedi che se li ricorda, hai 48 anni ma hai conservato la memoria. Ho tre tempi da ricordare, dai, 10.000 maratona e mezza. Ecco. Qui hai perso una volata, qui è Sangano, sì, se non sbaglio. 2004, ma te l'aspettavi nettamente più forti o sono quei colorati? Ma quell'anno lì l'avevo fatta, era la settimana dopo Treviso, quindi avevo appena fatto la maratona e era una sorta di allenamento. Scusami, qui hai alzato la mano sinistra con un palmo aperto significando 5, era? Sì, era la Stratorino ed era la quinta vittoria, è una gara a cui ero molto legato perché mi piaceva, nel senso era molto popolare, bella, sì. È un po' quello che è stata adesso la T-Fast, no? Tornando a quello che tu dicevi prima, il fatto di mancare il tempo di prestigio, a me è piaciuto, probabilmente perché adesso divento più anziano e vedo altre cose e sono estraniato, diciamo, dalla parte agonistica delle gare, vedere 1200 persone che sfidano se stessi, questo è pazzesco, no? Cioè ci sono 1200 persone che quel giorno sono partite, è l'essenza della maratona, con della il corsa, loro obiettivo, e si sono rimesse in gioco. E prima di quel giorno lì ci sono stati mesi, giorni in cui hanno sacrificato, hanno lavorato per quell'obiettivo lì, e questo è tu, quello che mi fa nel piacere. 99 però non hai nel 99 non correvi la maratona. Guarda questa clippina del 1999, così scopriamo perché hai scoperto la maratona. Io. Grazie Johnny. Vicino dottor Gabriele abbiamo Fabio Rinaldi, il dominatore della 23esima Stratorino di domenica. Allora comincio con i risultati proprio della Stratorino. Al primo posto Fabio Rinaldi della Cover in 36:33, secondo posto per Bruno Santachiara, anche lui della Cover, 36:53. Terzo posto per Abdera Ingustad. Sai perché è una gara molto sentita dal pubblico e soprattutto io vivo in un paese che è piccolo, quindi ci si conosce tutti, anzi di società, certo, tradizioni.
E quindi, cioè, bello per questo. Poi sono 23 anni, ah. Tu ne hai 26. Io ne ho 26, quindi siamo quasi coscritti. Avevi a 3 anni cominciato già a sentire parlare di Stratorino. Beh, magari a 3 no, però a 9, 10 sì. Beh, intanto bisogna dire, ecco, guarda che una bella corsa. Dovrei chiedere a Renato Canova com'è la corsa di Fabio Rinaldi, redditizia. Lui è l'unico, diciamo, del mio gruppo che invece di avere dei piedi ha le ruote, quindi a un certo punto ha una corsa molto rotolante, una corsa di estrema economia che gli consente sicuramente in futuro di diventare, penso, un maratoneta di notevole importanza. Mai disputato una maratona, Fabio? Sì, quest'anno, diciamo, l'anno scorso c'è stato un tentativo e quest'anno finalmente ho finito la mia maratona. Cioè, l'ho finita anche bene, cioè con la Vitievo a Piacenza. Sì, maratona di Piacenza. Perciò è stato un test positivo. Sì, è stato un test positivo. In proiezione. Sì, sì, diciamo che finalmente sono riuscito a finirla e soprattutto grazie, vabbè, al professor Renato Canova. Diciamo, ho preso più coscienza dei miei mezzi e quindi un po' più di sicurezza. Ecco, tu... E devo dirti, che effetto ti fa rivedere queste immagini e sentire Canova che ti predice un futuro da maratoneta? Beh, innanzitutto io e te siamo rimasti uguali, cioè, non è cambiato assolutamente nulla. Gianluca, un caffè dopo per il signore. No, beh, mi fa effetto, beh, mi ricordo quello che diceva Renato, poi con Renato ero molto legato perché in realtà è lui che mi ha preso e mi ha dato fiducia, sì. Io non pensavo, lui mi ha detto guarda nel giro di 2 anni correrai in 2 ore 13, in effetti nel 2000 poi avevo già fatto 2 ore 13 a... Ma non solo, Renato è stato buon profeta perché abbiamo un'altra clipina, questa del 2002 e dopo il titolo di maratona, perché hai vinto il titolo italiano di maratona, grazie. Vicino a me Fabio Rinaldi, campione italiano di maratona. Tu sei un campione di maratona. Sono curioso di sapere cosa ne pensa, fare la domanda per sapere cosa ne pensa della pista. Tu hai avuto delle passate esperienze in pista? La pista fa parte, diciamo, del mio passato. Poi non avevo grandi doti sulle competizioni in pista. È logico che diciamo, l'atletica vera è effettivamente quella in pista. La maratona poi rientra nell'atletica perché infatti i campionati del mondo di atletica prevedono anche la maratona, però soprattutto nel settore giovanile l'atletica da far praticare è la corsa in pista, anche perché i veri risultati, i veri tempi che si fanno sono in pista. Sicuramente concordo nello spingere molto di più la pista, soprattutto per quel che riguarda i giovani. Beh, è un continuo progredire. Poi a un certo punto, appena qualche anno dopo questa piccola clip, hai deciso di smettere. Why? Perché? Sì, allora, io ho smesso nel 2005 perché ho interpretato i vari infortuni che mi sono successi durante tutto il 2005 come un segno del destino che diceva forse sei diventato vecchio, forse è ora che cambi mestiere. Poi confesso che non sarei riuscito... Io all'epoca ero sponsorizzato Adidas, quindi avrei avuto la possibilità di entrare in Adidas, però non sarei riuscito a fare quel tipo di lavoro e dovevo avere un lavoro che fosse una passione. E nell'ultimo anno che correvo è nata in me questa passione della fotografia. Non avevo una macchina fotografica, però è scattata la scintilla e da lì mi sono inventato un vero artista. Abbiamo qui 2 o 3 scatti tanto per documentare la tua capacità creativa. Sì, questi sono giochini che faccio con la mia faccia, nel senso che mi piace molto giocare con l'ironia fondamentalmente, no? Quindi ho una parte di lavoro, cioè è il lavoro e mi occupo di fotografia commerciale e poi nel tempo libero, ecco, mi prendo tra virgolette in giro perché credo che sia importante non prendersi troppo sul serio. Non sei fotografo da lapidi funerari, questo? No, ma anche se magari quando toccherà a me vorrei una di queste foto per essere ricordato. È un animo sportivo veramente imprevedibile, oltretutto infondi lo spirito sportivo anche a tuo figlio che adesso ha 18 anni e che è un campioncino, perché tra l'altro abbiamo la foto di un suo arrivo vittorioso nonostante abbia passato brutti momenti per un incidente. Sì, allora la motivazione nel senso del continuare a fare sport al di fuori delle gare era quella di dare un esempio, no? Io ritengo che lo sport sia una palestra di vita, ho sempre creduto in questa cosa e ci tenevo che mio figlio
passasse l'adolescenza con una passione sportiva o comunque con una passione, e quindi non potevo predicare e razionare male, quindi ogni giorno dovevo essere io l'esempio per dirgli guarda, fai attività. E poi lui ha scelto il ciclismo, è uno sport molto impegnativo, molto. Io ho avuto anche la fortuna in questi 2 anni di seguire una squadra juniores che poi era la sua squadra, con dei ragazzi quindi di 17-18 anni che mi hanno dato tanto e li ammiro, perché il ciclismo è veramente uno sport totalizzante per i ragazzi, soprattutto in questo periodo della loro vita. E tornando a mio figlio, per il momento sì, è la sua passione, ci sta provando, poi è chiaro che non sa come andrà. Ma perché Fabio Rinaldi è tornato a correre e proprio la maratona? Perché la maratona di Torino era l'unica maratona che non avevo mai finito, per 4 volte è sempre successo qualcosa per cui non ho mai concluso questa gara, e alla soglia di 50 anni, quando uno fa un bilancio della propria vita, sente che gli manca qualcosa e dico cavolo, non ho finito la maratona di Torino. E quindi a inizio ottobre di quest'anno ho detto ma sì, la faccio, senza mettermi un tempo, senza chiedere troppo al mio fisico, perché quando tu chiedi tanto al tuo fisico poi vuoi che torni indietro, no? Cioè se mi impegno troppo negli allenamenti e l'esperienza ho delle pretese. Ce l'hai, certamente, però vorrei sapere il prossimo obiettivo. Ma è atletico, obiettivamente mi piacerebbe arrivare a 50 anni e scendere sotto le 2:30, dovendo fare proprio un obiettivo sportivo. Sono sicuro ci metterei la firma adesso, anche perché sta per scadere il tempo dell'intervista. Mi ha fatto molto piacere rivederti, ti ricordo sempre volentieri e ti prendo, ti cito sempre ad esempio, perché hai un fisico, hai saputo mantenerti un fisico veramente da atleta e soprattutto sei sempre impegnato nello sport. E a coloro che hanno criticato le prestazioni, diciamo così, non eccelse, non da neri, non da keniani, di questa T-Fast, cosa rispondi? Ma allora, innanzitutto va interpretata come una maratona della ripartenza, e come ho detto prima, poi dipende dai punti di vista, nel senso che secondo me Torino ha del grosso potenziale, ma proprio anche dal punto di vista della città, è una città che, come abbiamo visto adesso con le ATP, con altre manifestazioni, attira tantissimo e quindi ha un grosso potenziale per far sì che molta gente arrivi a Torino con la scusa della maratona. Beh, avete poi l'occasione per ritornare a Torino e rivedere Fabio Rinaldi che magari vince una maratona di Torino. Non lasciateci, ringrazio Fabio Rinaldi. Grazie a te. Perché tra poco arriva Claudio Costa. Buona Aspettateci. I got my mind made up and I can't let go. I'm killing.